Dopo varie settimane di lavori e alcuni ritardi, ecco il nuovo piazzale D'Annunzio a Pesaro. L'intervento, dal costo complessivo pari a 500.000 euro, finanziato dall'amministrazione comunale, ha permesso una vera e propria rigenerazione dell'area. Nel corso dei lavori è stato spostato e modificato il tratto della bicipolitana, installato un nuovo impianto di illuminazione e inserito del verde che occuperà oltre il 30% del piazzale. Davvero venuto molto bene, complimenti all'architetto Leoni, all'azienda che l'ha realizzato, all'assessore Pozzi che ha seguito i lavori. Siamo molto contenti innanzitutto perché è una piazza e questa è l'ennesima piazza che realizziamo. Le piazze sono luoghi di incontro, di socialità, di cultura, di spettacolo, quindi siamo molto contenti. Secondo, perché va a rafforzare ulteriormente una strategia sul lungomare che è partita dai tanti interventi fatti, da Baia Flaminia alla Piazza delle Libertà, all'area pedonale, i giardini Nilde Iotti, e oggi questa piazza, laddove c'era sostanzialmente uno spartitraffico, una piazza nella parte sud di Viale Trieste a vantaggio delle attività che ci sono e anche degli albergatori. Quindi siamo davvero molto contenti, abbiamo ottenuto una mole di investimenti storica, un po' alla volta la stiamo spendendo. Pesaro sta cambiando in meglio, si riempirà di cantieri nelle prossime settimane, però questo è un bel risultato soprattutto per il lungomare, per la strategia turistica che stiamo portando avanti. Importante la presenza del casco da leggenda dedicato a Valentino Rossi. La struttura resta in piazzale D'Annunzio, ma in posizione defilata e circondata da una fontana. Il cascone non nasce per mettere d'accordo tutti, nasce però, e penso che sia innegabile riconoscerlo come un elemento di attrattività importante, di attrattività e anche di curiosità. Anche durante il cantiere sono stati davvero tantissimi i turisti e i curiosi che sono venuti a volersi fotografare nonostante avessero un cantiere alle loro spalle. Persino un servizio fotografico uscito in qualche rivista specialistica di motociclismo, quindi sicuramente il casco resta comunque un elemento importante che viene sì spostato ma comunque valorizzato anche con la realizzazione di una bella fontana. Presente all'inaugurazione del nuovo piazzale anche il presidente di APA Hotels, Paolo Costantini. Sono tanti anni che l'aspettiamo, con un mese di ritardo, ma ci siamo e ancora il meglio deve venire, quindi siamo già pronti con le attività e l'animazione della piazza. Pensiamo che sia un ottimo punto di partenza per la riqualificazione del lungomare, e questo anche perché abbiamo allungato, in questo modo si allunga la passeggiata da Ponente, Piazzale della Libertà e oggi Piazzale D'Annunzio, quindi sarebbe bello anche poter proseguire verso Fano, anche nella zona di Levante, e completare la riqualificazione. Ieri pomeriggio, dinanzi ad oltre 100 persone, tra turisti e cittadini, è avvenuto il taglio del nastro in Piazzale D'Annunzio. Più fruibile per la cittadinanza rispetto a noi non siamo di qua, siamo di Milano, quindi però veniamo spesso qui e la fruibilità, dicevo, per i cittadini, perché prima era quella pista che c'era, era uno spazio comunque solo visivamente magari piacevole, ma non era fruibile per la cittadinanza, insomma. Poi bello, il casco nell'acqua può andare bene perché è anche un deterrente naturale per chi vuole andare a toccare, visto che non si poteva, e magari c'è sempre però qualcuno che... E l'idea è intelligente perché così, diciamo, è un deterrente fisico, diciamo. Quello che si poteva migliorare sulla parte perimetrale, sul cordolo perimetrale lasciato così in cemento, che è un po', diciamo, spento, un po' morfo come, proprio come superficie d'impatto così visivo. Io avrei consigliato di fare intanto non un muretto liscio ma un muretto ad onda che in qualche modo il richiamo del mare, del movimento del mare, e in più queste panche, secondo me, io spero che siano provvisorie, giusto oggi per l'inaugurazione, perché esteticamente non hanno niente a che fare, voglio dire, con la piazza. Anche qui ci vorrebbero delle panche artisticamente che abbiano uno spessore diverso, voglio dire, perché l'impatto visivo anche sulla panchina è notevole. Un parere estetico su questa piazza, cosa ne pensa? Bene, è molto bella. A cosa l'ha colpita particolarmente? L'arredo, insomma, è stato studiato abbastanza bene, dai. Poi c'è anche il casco di Valentino, c'è la fontana sotto, è meravigliosa, dai.